Ciao bella gente, benvenuti nel mio canale. Io sono Amal e oggi ho tagliato i capelli dopo un annetto che non li taglio. Non me lo ricordavo più, però avevo le punte super super secchi. Io da quasi sempre taglio i capelli fatti da me. Quindi sono andata solo, credo, una volta a tagliarli da una parrucchiera e me l'ha tagliati malissimo. Cioè, nel senso, mi ha detto: "Ah, ma guarda, c'è una tecnica nuova per tagliare i capelli ricci. Adesso comincio a tagliartila." Ha cominciato a tagliare da questa parte qua, con i capelli ricci, l'ha fatta arricciare e ha preso un righello e ha cominciato a misurare ciocca per ciocca e tagliare una corta o una lunga. Alla fine è arrivata a metà testa, non sapeva più cosa fare. E da lì io mi sono cavolata come una biscia e non ho fatto casino perché era l'amica di un'amica e quindi ho cercato di evitare a farli chiudere perché veramente ero un cavolata nera. Ho detto va bene, mai più dal mio parrucchiere, io vado solamente a farmi il colore da una parrucchiera super affidabile che è mia amica, la Veronica, che c'è a Valencia. Stop, non vado da nessuna parte, non vado da nessuno. E cerco di fare tutti i miei trattamenti a casa, mi arrangio io. Comunque, questo taglio l'ho sempre fatto, non sempre fatto, l'ho fatto negli ultimi 3-4 anni. Mi piace tantissimo, mi dà l'effetto riccio, voluminoso, ma allo stesso momento mi sento i capelli super leggeri, super belli, come vedete. Vi lascio al video tutorial come taglio i miei capelli ricci. Ci vediamo dopo. Eccomi. Ho appena lavato i capelli, ovviamente con i capelli bagnati. Ho usato questo balsamo di Lola Cosmetics e Mina Vida si chiama. Comunque lo applico sui capelli così posso pettinarli in pace perché mi ha finito il balsamo per i capelli, mi è rimasto pochissimo, quindi sotto la doccia non ho potuto pettinarli bene perché io preferisco pettinarli sotto la doccia perché così mi cadono meno i capelli, ma purtroppo ho dovuto strapparli in questo modo. Comunque, comincio a dividere i capelli e così riesco a tagliarli meglio e a controllare soprattutto le ciocche. Dopo che ho diviso tutte le ciocche, comincio dalla parte sotto, tiro sui capelli in su, pettinati ovviamente, e comincio a tagliarli. Adesso la seconda ciocca, che è una ciocca importantissima, che è la parte dietro che noi ricce non vediamo mai. Allora, tiro su tutto e cerco di tagliare solamente le punta. Li divido a tre parti. Tirandoli su in questa maniera praticamente vengono come scalati i capelli. Allora, la mia tecnica è questa qua, è quella di tagliare mezza la ciocca prendendo degli, pochi capelli, ma proprio pochissimi, e tagliarli quasi a metà. Cosa succede se fai una cosa del genere? Praticamente il riccio sotto ti dà la possibilità di avere i capelli in su più voluminosi, non so se ho spiegato bene, cioè nel senso quelli lunghi continuano con la loro forma di riccio normale, quelli sotto tagliati corti fanno un riccio tipo come il mio, il riccio afro, tirato su praticamente mantengono la parte della radice più rialzata per dare il senso, per dare il volume ai capelli. Provo anche praticamente, ma non è che ne taglio tantissimi, praticamente a ogni parte della testa ne taglio due, tre parti. Ovviamente così il taglio come avete visto, vedete come vengono i capelli tipo scalati. E comincio dalla parte davanti,
Io li taglio in questo modo perché non mi piace che i capelli mi cadano sul viso, che mi bloccano la visuale. Per le ragazze ricce o ragazze ricci sanno che il riccio quando cade ci blocca la visuale, non vediamo praticamente un cavolo. Vediamo spiriti quando siamo da soli, dappertutto, sono solo gli ciocchi dei nostri capelli. E quindi io cerco di tagliarli in questo modo, così non ho la visuale bloccata, non ho la visuale del mondo bloccata dei miei capelli. Così hanno il loro posto, sono belli, ma nello stesso momento non nascondono il viso. Ovviamente, mascherina a parte. Adesso uso formato piccolino, solo acqua, spruzzo acqua sui capelli così li bagno un pochino, perché se no si asciugano a cavolo. Li bagno bene, li pettino con questo pettine meraviglioso che ho, che praticamente l'angolino suo aiuta a fare tipo effetto fiocchetto, effetto forbice col fiocco, che mi dà l'effetto riccio bellissimo. Provatelo, come vedete, perfetto, vedete come passo proprio l'angolo del pettine sui capelli, voilà, vedete come viene bene il riccio. E adesso rock and roll. Ta-ta. Comunque, non userò il phon, asciugherò i capelli al naturale, vado con Cale a fare la passeggiata fuori e via, perché fa un caldo, sono 28 gradi. Allora, bella gente, vi è piaciuta la mia tecnica, come taglio io i capelli a casa? Io lo taglio sempre in questo modo. Per quanto riguarda la formula, come taglio i capelli, come avete visto, a me piacciono di questa lunghezza. Di questa lunghezza qua che mi arrivano proprio sulle spalle, mi piace tantissimo perché mi dà un effetto bello, non mi piacciono più corti e sinceramente più lunghi non mi stanno tanto bene, perché le ciocche proprio si ritirano su e non fanno un bel effetto su di me. Magari su altre ragazze più lunghe starebbero bene, ma su di me assolutamente no. Come vedete il riccio viene un riccio perfetto, bellissimo, leggero, belli, sono proprio belli, sono soddisfatta. Per quanto riguarda il prodotto, io ho utilizzato questo balsamo che non si risciacqua, una crema che non si risciacqua, che l'ho presa l'ultima volta un mesetto fa da un negozio che vende tutti i prodotti per parrucchieri, professionali, queste cose qua. Io l'ho pagato 12,40 euro,
Mi trovo da Dio. Come avete visto nei miei video precedenti, io vi ho sempre consigliato di utilizzare una crema, un balsamo per i capelli che non tocca la radice, perché le idrata tantissimo e cosa succede? Scendono e non danno la forma così voluminosa. Questo prodotto qua invece lo metto su tutto il capello, dalla radice fino alla punta, non so come dirvelo, non lo idrata così tanto, perché li sento, perché non so se riuscite a vedere dal video, ma proprio il riccio, oh mamma mia, ho i capelli bianchi, il riccio viene proprio dalla radice il riccio è bello. Bello, bello, bello e soprattutto mi dura giorni, cioè nel senso dopo 3-4 giorni i capelli ce l'ho ancora belli e poi lo utilizzo anche come idratante, ad esempio io come vedete nei miei video io tiro sempre i capelli su e li lego con questo elastico qua, li lego su e quindi mi si seccano abbastanza, allora uso questo prodotto qua su, veramente. Mi trovo da Dio, non mi pagano per fare questa pubblicità, però veramente ottimo, ve lo scrivo sotto, lo cercherò anche su Amazon, sinceramente non l'ho neanche cercato, si chiama Lola, crema di Pentear, vegano, uso diario, bellissimo, veramente bello, vi lascio nel link sotto. Per quanto riguarda i capelli, io li taglio in questa maniera qua, perché cosa succede col riccio? Col riccio il capello pesa e quindi o ti viene la rigatta di lato o ti viene la riga in mezzo come mi succedeva a me quando ero più giovane no, quando ero più piccola, differente, sono ancora giovane, mi si viene la riga in mezzo e mi cadono orribili, quindi la mia tecnica quella di tagliarli come avete visto tipo scalati per dare la forma voluminosa ai capelli. Comunque spero che vi è piaciuto il mio taglio. Spero di non cadere. E niente, bella gente. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, attivate la campanellina, mettete un commento, seguitemi su Instagram e Facebook. Ciao. E ci vediamo la domenica alle 7. Buon mercoledì a tutti. Ciao belli.